Buonasera, saluti, bentrovati. Siamo qui con il perno principale di questa manifestazione, l'avvocato che ha profuso tutte le sue energie già da quando era bambino sulla bicicletta, calamitando intorno a sé un club di appassionati fino a sfociare in importanti manifestazioni, importanti incontri. Soprattutto la giornata di domani sarà tutta sua, è già indaffarato per la sistemazione e per l'approntamento. Stefano, ci vuoi raccontare come si svolge? Allora, questa è una manifestazione, abbiamo ripreso la nostra Gran Fondo dopo 10 anni. Quest'anno la facciamo con la grazia alla collaborazione della Fondazione Sorrento, insieme a un gruppo di ciclisti di una squadra del Veneto. Che già che annovera corridori importanti, abbiamo testimonial importanti, Bugno, Colbrelli, tutti gli ultimi. Colbrelli, sì, ho letto. E poi loro sono anche gli organizzatori della Mille Miglia, che a Sorrento, ripartirà a Sorrento il mese di aprile. E questa è una Gran Fondo, quest'anno non è tutta agonistica, abbiamo come adesso si svolge in molte altre città, per evitare per diminuire i disagi alla circolazione, chiudendo le strade solo per i tratti cronometrati, quindi solo le salite. E noi chiuderemo la strada solo per il tratto la salita di Agerola, da Gragnano ad Agerola. Fino al tunnel. Poi il secondo tratto cronometrato partirà dalla Pineta di Positano fino al Bio di Teresinella. Il terzo tratto è il Picco Sant'Angelo, quindi partiremo da Sant'Agnello per i 2 chilometri del Picco Sant'Angelo. Poi attraverso anche dopo la carovana percorrerà il Nastro Verde e chi avrà ancora energie può continuare l'ultimo tratto cronometrato che è il Nastro d'Oro a Massa Lubrezza. Quindi gran parte dei ciclisti torneranno a Sorrento e l'ultima parte, quelli là più allenati, continueranno il percorso e arriveranno poi a Terni e superiamo i 100 km di corsa, 110 km di corsa. E poi Stefano, un percorso articolato e complesso, però come ce l'hai raccontato tu sembra tutto molto semplice, quindi seguite le biciclette, seguite la carovana e a un certo punto ci si ferma e c'è la partenza al cronometro. Poi devo dire che è una partecipazione, noi vogliamo che questa manifestazione cresca sempre di più, vogliamo portare a Sorrento almeno 2000 persone l'anno prossimo. Ma da come stanno preparando e dal numero dei ciclisti partecipanti possiamo già parlare che questa cifra siamo la prima volta perché il tempo non è che ci assiste molto, ma questo rosso guardalo insieme a me, questo rosso è un bel tempo. Speriamo, ve lo dico più per i ciclisti, intanto ti abbiamo visto in compagnia di Castellano, il grande Elo Castellano, direttore del Giro d'Italia emerito, che adesso diciamo la verità, lui è sempre un appassionato, quando può, quando vede il ciclismo, quando vede le cose, lui viene sempre a onorarci della sua presenza. Ti facciamo i nostri auguri e domani alle 8 saremo. Voglio dire solo una cosa, visto che siamo sul positivo, noi l'avvocato Castellano insieme al vice sindaco di Sant'Agnello, la dottoressa Russo, stiamo organizzando una cosa per tutti i ragazzi, sulla viabilità, il codice della strada, sull'ambiente. Poi, diciamo degli incontri in aula. Stiamo partorendo piano piano, stiamo cercando di arrivare, di organizzarci una cosa per Sant'Agnello e per tutti i comuni peninsulari. Con motivazioni e obiettivi indirizzati verso la sicurezza, perché i morti ciclisti che muoiono in città dove mancano le piste ciclabili o non le possono avere, purtroppo se ne conta la media di uno al giorno. E devo dire l'avvocato Castellano mi sta aiutando insieme anche con la collaborazione del Comune di Sant'Agnello a preparare un programma, una cosa che poi verrà discusso con tutti, con gli alunni della scuola media, prima di Sant'Agnello e poi piano piano allargheremo tutti gli altri. Questa è la cosa per me più importante, faremo una cosa utile per il nostro in bocca al lupo e appuntamento domani mattina alle 7:30 qui. Grazie, grazie molto. Saluti, grazie a te.